Allora, cari amici, ben trovati a tutti. Mi trovo in compagnia della signora Gigia Ciaburro, insegnante, mia compaesana. Siamo nel territorio del mio paese d'origine, tra i comuni di Raviscanina e Sant'Angelo d'Alife, sul castello normanno di Rupe Canina, per parlare della storia prima dell'arrivo dei normanni. Prima dell'arrivo dei normanni. Esatto. E costruirono poi il castello che noi vediamo alle nostre spalle. Sì. E allora ci spostiamo insieme. A dopo allora. Questa è la parte più alta del Monte Pallara, il monte sul quale sorge questo castello. Ai piedi del Monte Pallara troviamo la grotta di San Michele Arcangelo, che voi avete visto in un altro video precedente. E se non l'avete visto, andatela a cercare. A vedere. La grotta di San Michele Arcangelo a Sant'Angelo d'Alife. E qui troviamo questa torre, il mastio di questo castello di epoca normanna. Ma cosa c'era prima dei normanni? Infatti siamo qui per raccontare questo pezzo di storia antica che non tutti conoscono. Si conosce meglio quella, diciamo, più recente. Più recente si fa nel senso, dire. Per dire, tanto per dire. Comunque, dovete sapere che prima sia il territorio di Sant'Angelo, quello di Raviscanina e dei paesi vicini a Ilano e dintorni facevano parte dei tenimenti dell'abbazia di Monte Cassino. Stiamo parlando dell'anno 800 d.C. Perché nel immagina tu. Sì. Comunque, questa abbazia poi è stata fondata da San Benedetto nel 529. E da là poi è sorta così bella, piano piano, col tempo. E là vivevano così bene i monaci, che giustamente se la passavano pure bene, voglio dire. Avevano tanti tenimenti, tra i quali pure quello del nostro paese. E proprio comunque, dove ci troviamo? Dove ci troviamo? Sulla collina dove ci troviamo adesso. All'epoca sorgeva un piccolo monastero benedettino, abitato non da tantissimi monaci, ma insomma ci stava una bella comunità di monaci che vivevano tranquillamente qui sopra, facendo le cose che fanno i monaci, la loro vita preghiera e lavoro, ora et labora, facevano così fin quando poi questa tranquillità che regnava fu turbata dalla venuta dei saraceni, i quali già erano stati nell'883 a Monte Cassino e l'avevano distrutto, proprio il monastero completamente distrutto. Quindi i monaci si erano tutti sparpagliati un po' in giro, non avendo più la sede, diciamo, dove stavano prima. E così dopo vennero pure qua, arrivarono qui
e fecero la stessa cosa, salirono sulla collina e vennero a disturbare la quiete dei poveri monaci che stavano qua sopra nel piccolo monastero. Quindi i monaci scapparono e dopo di aver fatto questo scesero giù nella pianura dove c'erano le povere case dei contadini e andarono a prendersela pure con quelli. Per cui per tanti anni queste terre non ebbero più nessun padrone, era tutto così un poco abbandonato. I saraceni si rifugiarono sempre su queste colline. Qua in petto qui c'è un mio nonno diceva sì. Goppa Sarracina. Sì, 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 mi ricordo. Ci stanno pure i resti di una torretta. Sì. Io non so, evidentemente ci saranno stati pure là. Degli insediamenti saranno stabiliti qui. Là, non so per quale motivo. Comunque, di questa situazione, diciamo, un poco di abbandono, ne approfittò il conte di Alife, che si chiamava Bernardo, il quale si appropriò di queste terre, quindi pure di quelle del nostro paese, e lui le gestiva, faceva quello che gli pareva, insomma. Però a un certo punto poi venne il Papa Agapito II, il quale decise di far ricostruire l'abbazia di Monte Cassino e di eleggere un nuovo abate, il famoso Aligerno. Siamo nel 949 quando successe tutto questo. Aligerno si rese conto della situazione, insomma, e voleva ripristinare un poco di ordine in queste terre che ormai erano tutte allo sbando. Allora pensò di farsi restituire le nostre terre che aveva preso il conte di Alife, no? Quel famoso conte Bernardo. Allora si rivolse al duca Pandolfo Capodiferro, duca di Capua, per avere aiuto, perché questo Capodiferro era il sostenitore del Papa, appoggiava tanto il Papa. Allora Aligerno andò a parlare con lui e lui gli promise che avrebbe fatto il possibile per far restituire le terre ai monaci, e così fece. Per prima cosa mandò un dispaccio a questo conte di Alife in cui gli diceva che doveva immediatamente lasciare le terre e se non voleva lasciarle doveva pagare 12.000 bizanti d'oro. Evidentemente per quell'epoca doveva essere una somma così forte che quando quello sentì che doveva pagare tutti i soldi si decise subito a lasciarle queste terre, a ridarle ai legittimi proprietari. Comunque dopo tutto questo, che ci fu la restituzione delle terre, per fare chiarezza su tutta questa situazione si fecero degli atti notarili. Aligerno volle far fare degli atti, oltretutto lui era venuto proprio sul posto insieme ad altri monaci vestito poveramente, tant'è che nessuno riconosceva in lui l'abate. Sai, pensa all'abate, se pensa uno messo meglio, e lui invece andava semplicemente come gli altri monaci. Comunque alla fine questi atti notarili furono redatti, dove si faceva, diciamo, tutto un elenco di tutte le terre che appartenevano all'abbazia di Monte Cassino, ai monaci benedettini. In questi atti furono messe pure le testimonianze di tutti i contadini del luogo, che furono intervistati stesso da Aligerno, che venne sul luogo per assicurarsi di quello che stava facendo, se stava nel giusto oppure no. Questi famosi atti sono passati poi alla storia con il nome di Placidi di Monte Cassino, il primo documento in Italia in volgare, di una valenza, insomma, che ti faceva capire che allora la cultura era proprio nelle mani esclusivamente dei monaci quel tempo lì. E praticamente si riuscì a riavere tutto questo che prima apparteneva ai benedettini, insomma. E dopodiché poi passarono gli anni, insomma, a un certo punto il Papa, non mi ricordo chi era il Papa di allora, il Papa decise di donare proprio il posto dove stiamo adesso e altre terre nei dintorni ai Normanni Drengo, che l'avevano sempre aiutato nelle guerre, insomma, al Papa. E così questi Normanni, sui resti dell'antico monastero, costruirono l'attuale, che non era chiaramente come adesso, comunque qui misero le basi per il castello normanno di Rupe Canina, che poi ha vissuto tantissime storie, tantissime vicende. E anni di gloria. Normanni della grotta, praticamente. Loro questo culto. Il culto di San Michele anche, perché allora il protettore era San Michele, loro avevano un culto grande. E si dice che Sant'Angelo d'Alife, il paese nostro, si chiama così, proprio per ricordare la devozione all'Arcangelo San Michele che si è diffusa durante il periodo dei Normanni, quando i Normanni sono stati qui e ce l'hanno fatto conoscere su San Michele.
Capisci? Questo è quello che io so. Sono molto interessante a sapere. E di questa storia, essendo io una maestra, ho coinvolto i bambini della quinta, giusto. E insieme a loro abbiamo fatto una rappresentazione teatrale bellissima. Figurati che i bambini hanno imparato anche il Padre Nostro in latino, il Padre Nostro in latino, vestiti da monaci. Tutti abbiamo, facevano la loro parte. Abbiamo rivissuto tutta questa storia che ho raccontato adesso e anche poi la successiva, perché è stata una cosa molto lunga, bella, e i bambini si sono interessati, perché io penso che è una cosa importante conoscere. Tutto questo gli ha fatto capire che la storia è fatta dalle persone comuni, che hanno sofferto, hanno buttato il sangue su queste nostre terre. Siamo arrivati a quello che abbiamo oggi, quello che c'è, quello che si può vedere. Insomma. E da come vedete ci sono stati fatti anche dei lavori di recupero. Perché degli poi scavi. Dopo con la guerra c'è stata la distruzione, bombardamento, eccetera. Ricordiamo l'ingegnere Gabriele Martone che ha dato un forte impulso qui con altre persone. Anche mio padre, padre Michele Ciaburro, si è interessato tanto per rimettere a posto questo luogo. E tutti gli operai che ci hanno lavorato. Luigi Iuliano, quello lì pure era appassionato di questo posto e ci dava l'anima, insomma, qua sopra. Un posto secondo me più bello, più suggestivo del nostro paese. Da quella parte dove abbiamo detto che molto probabilmente si sono stanziati i saraceni si vede il Monte Pizzone, che è un altro tipico soggetto dei monti di Sant'Angelo. Le cose belle. Notizie riguardanti la storia di questo castello ce ne sono tante. Ultimamente, non so quanti anni fa, ma non tanti, sono stati fatti degli scavi qui e nella parte esterna alle mura di cinta è stata trovata la chiesa di Santa Maria al Castello, che ha proprio la porta che guarda direttamente verso la porta dell'attuale chiesa di Santa Maria della Valle, che è la nostra chiesa, insomma, e in questa chiesa che hanno trovato, no? sotto le mura, torno al perimetro della chiesa, io mi sono trovata, perché conoscevo gli archeologi, trovavano gli scheletri e che i poveri giovanotti ci mettevano un sacco sopra per coprirli e poi dopo sono stati portati al cimitero, quindi testimonianza che quella era una chiesa dove venivano seppelliti i morti all'epoca. Ma poi qua ci stanno tante altre cose da vedere. Purtroppo mo sono cresciuti tanti rovi intorno esternamente. E del frantoio che c'era? Durante il periodo degli scavi è stato rinvenuto un frantoio e in questo proprio posto hanno trovato delle monete veneziane. Hanno supposto che già allora il paese nostro aveva dei commerci con Venezia e venivano qua magari a rifornirsi di olio in qualche modo, se no queste monete, dicevano quelli, gli archeologi, come si trovano queste monete qua? Evidentemente ci hanno avuto a che fare questi veneziani che venivano nel frantoio. Insomma, ci sono tante cose che ci sarebbero da dire. Ma adesso vi portiamo nella torre. Ci troviamo all'interno della torre del Maschio e stiamo salendo al piano superiore. Pensate che lì, in quella camera, è presente un pozzo di non si sa quanti metri profondo. Molto probabilmente è abbastanza quanto la pancia dell'intero monte, pieno d'acqua. E qui
ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza, perché ogni anno di martedì in Albis si viene quassù. Ci sono gli stendardi del palio, ogni anno poi si tiene il mese d'agosto, il palio di Normanni. Allora, dai nervi della torre del Mastio, dal panorama che vi abbiamo mostrato, noi vi salutiamo, grazie di tutto. Prego, grazie a te. E vi diamo appuntamento ad un prossimo video. Grazie a tutti. Ciao.